La mia mattina inizia tutti i giorni alle 7, con la sveglia puntuale che suona, tranne la domenica, che mi concedo un po' più di sonno. Mi rinfresco il viso con acqua bella fresca per potermi svegliare. Poi mi occupo della detersione del viso e di nutrirlo con le creme e i sieri. È importante per me prendermi cura della mia pelle la mattina appena sveglia e la sera quando vado a dormire. Finita la mia skin care, a quel punto vado in sala. Mi metto comoda, soprattutto in questi mesi un pochino più freddi, con una coperta e mi dedico alla lettura di libri per me fondamentali. Bastano 15 minuti in cui leggo, cerco di trarre ispirazione per riuscire ad iniziare la giornata con il piede giusto e soprattutto non guardando il telefonino o facendomi influenzare da notizie esterne. Successivamente, per altri circa 15 minuti, mi dedico alla scrittura del mio bullet journal, quindi il mio diario quotidiano. Ormai sono 2 anni che tengo il mio diario quotidiano e davvero non potrei farne a meno. La prima cosa che faccio è riguardare la lista delle cose che dovevo fare la giornata precedente e coloro i pallini di tutte le attività che sono riuscita a fare. Poi mi dedico alla scrittura della to-do list giornaliera, dunque delle cose che devo fare durante la giornata. E infine dedico un po' di tempo a scrivere i miei pensieri. Parto da alcune frasi che ho letto quella mattina, oppure da qualche avvenimento particolare, o da sensazioni che sento. Finito di scrivere il mio diario, faccio una bella lezione di yoga. Per me lo yoga è fondamentale. Anche questo sono 2 anni che lo faccio, tutte le mattine una lezione dai 20 ai 30 minuti. È importante per me iniziare la giornata nel silenzio, nella calma, risvegliando sia il corpo che la mente. Conclusa la pratica di yoga, mi sposto in cucina e mi preparo la colazione. Questo giorno ho preparato un caffè latte accompagnato da metà arancia e una briochina vegana che avevo preparato qualche giorno prima. Anche durante la colazione cerco di non guardare il telefono e di pensare ai buoni propositi per la giornata. Finita la colazione, mi lavo i denti e posso iniziare con la mia giornata.